Mezzanotte 33, edizione della notte del telegiornale in primo piano, la politica, il disegno di legge sulle riforme costituzionali approda nell'aula del Senato, dove domani il testo verrà esaminato con sedute non stop. Questa accelerazione imposta dalla maggioranza ha provocato un duro scontro con le opposizioni, che definiscono inaccettabile aver bypassato l'iter in commissione, anche perché gli emendamenti erano stati tutti ritirati. Al Senato la maggioranza tiene e respinge tutte le proposte di calendarizzazione alternativa dei lavori sulla riforma costituzionale. Così domani alle 9.30 il disegno di legge arriverà in aula per l'inizio della discussione generale, con le opposizioni che compatte gridano lo scandalo. Si tratta di una forzatura inaccettabile per Forza Italia. I grillini sono ancora più duri, ci viene da piangere, fate schifo. Ma il vice segretario Dem, Guerini, respinge le accuse e spiega: si è deciso semplicemente di sfruttare la possibilità di utilizzare i meccanismi parlamentari, sottoponendo la scelta all'Aula. Ma la partita di Palazzo Madama dipende dalle scelte del presidente Pietro Grasso, che dovrà decidere sull'ammissibilità o meno di emendamenti al contestatissimo da opposizione e da minoranza interna al PD, articolo 2, quello che al momento esclude l'elezione diretta dei prossimi senatori. Insomma, si tratterà di vedere se Grasso si muoverà sulla linea seguita dalla presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Anna Finocchiaro, che ha respinto gli emendamenti all'articolo 2, con la motivazione, regolamento alla mano, che la norma è stata già approvata da tutte e due le Camere, o se invece preferirà un'interpretazione più elastica e permissiva. Comunque la questione della riforma del Senato investe in pieno il PD e riguarda la tenuta stessa della legislatura. Infatti al momento è ancora muro contro muro tra i renziani e i dissidenti interni al PD, ma Renzi e i suoi continuano a ripetere: andremo avanti, il DDL dovrà essere approvato entro il 15 ottobre prossimo. E intanto il segretario convoca una delicatissima direzione in largo del Nazareno per lunedì prossimo alle 15.30. Occupiamoci adesso dell'emergenza immigrazione, c'è forte tensione, ci sono scontri al confine tra Serbia e Ungheria, gli agenti di polizia hanno lanciato lacrimogeni e fatto uso di idranti, almeno 300 i feriti. Il premier ungherese Orban da un lato annuncia la costruzione di altre barriere anche al confine con Romania e Croazia, dall'altro sul fronte diplomatico apre dicendo che se le quote diventeranno legge le accetterà. È la battaglia di Orgos, i migranti da una parte, quella serba, i poliziotti ungheresi dall'altra, con spray urticanti e lacrimogeni, in mezzo filo spinato e barriere metalliche, simbolo di una contrapposizione e di un dissidio che fa perdere ogni giorno che passa prestigio e reputazione all'Unione Europea. I migranti protestano e cercano anche di forzare il blocco ungherese. Le forze di sicurezza di Budapest rispondono con rude fermezza, sordi a qualsiasi richiesta e implorazione. Al termine della giornata il bilancio degli scontri è di 300 feriti, compresi 20 poliziotti ungheresi. Da Belgrado le autorità serbe protestano per la brutale aggressione dei migranti da parte degli agenti ungheresi. Protesta il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, scioccato dalle immagini che arrivano dal confine serbo-ungherese, e protesta il commissario all'immigrazione Avramopoulos, che dice la difesa delle frontiere con la violenza non è compatibile con i valori ed i principi europei. Il fiume di migranti adesso cerca un nuovo sbocco attraverso la Croazia, con Zagabria pronta a offrire supporto e accoglienza. Il premier ungherese Orbán invece non ha alcuna intenzione di indietreggiare. Costruiremo altre barriere, altri muri, spiega, lungo i confini con la Romania e con la Croazia, anche se sul fronte diplomatico Orbán apre alla redistribuzione dei migranti. Se a Bruxelles il principio delle quote passa a maggioranza, dice, noi dobbiamo accettarlo. L'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha migliorato le stime di crescita del PIL italiano per il 2015 da 0,6% a 0,7%, stime che adesso sono in linea con quelle contenute nel DEF, nel documento di economia e finanza, che peraltro venerdì prossimo il governo aggiornerà, migliorando le previsioni di crescita di 0,2 punti. Nel 2016 invece, secondo l'OCSE, il nostro prodotto interno lordo crescerà meno di quanto precedentemente previsto, dell'1,3% invece che dell'1,5%. Tutto questo nel quadro di un generale rallentamento dell'economia globale, zavorrata dall'andamento zoppicante delle economie emergenti, la Cina in testa.
La norma che stabilisce che il 5% degli appalti debba finire alle cooperative è criminogena e va cambiata, a dirlo è il prefetto Gabrielli commentando il rapporto su Roma presentato dall'autorità anticorruzione. Gabrielli ha puntato l'indice contro quella regola che nel 2012 fu inserita dall'allora sindaco Alemanno che favorisce le coop. Nella radiografia fatta dall'autorità anticorruzione sui risvolti di Mafia Capitale si parla di contratti senza gare e senza bandi. Il rapporto prende in esame 4 anni di amministrazione e di appalti dal 2011 al dicembre del 2014, quando ci furono i primi arresti di Mafia Capitale. Per l'87% dei lavori non c'è stata gara pubblica. Sono stati affidati così quasi 3 miliardi di euro, la metà della spesa totale. Adesso la pagina del calcio con la Roma che al debutto in Champions League è riuscita all'Olimpico a fermare il Barcellona di Leo Messi e lo ha fatto con un gol praticamente da centrocampo di Florenzi. Vediamolo. La paura di un'umiliazione da parte dei campioni d'Europa è stata esorcizzata dalla Roma con una prova di squadra all'insegna della massima attenzione nella fase difensiva. Il primo pensiero era di arginare Sua Maestà e Messi oltre a Suarez e Neymar, per poi ripartire con la corsa di Salah e Falche. Il dispiacere che rischia di alterare i piani tattici di Garcia arriva presto con uno dei movimenti avvolgenti del Barça finalizzato da Suarez. La Roma rischia di scoprirsi perché il copione è cambiato, ma il talismano è quel terzino atipico di nome Florenzi che sa calciare e che stavolta inventa una pazzia da centrocampo. Davanti a un simile capolavoro, Messi risponde solo con l'ordinaria amministrazione, ma tutta la squadra di Luis Enrique gioca con poca intensità, soprattutto nella parte centrale della sfida. Alle stelle catalane però basta sempre poco per accendersi e Szczęsny si conferma un acquisto indovinato. Purtroppo per la Roma esce di scena nello scontro con Suarez. La diga romanista rischia di crollare sugli ultimi assalti dei giocolieri azulgrana e sulla scossa di Messi De Santis resta immacolato grazie alla traversa. Questa è la Champions League, c'è da aggiungere che purtroppo invece svaniscono i sogni di podio della nostra nazionale di basket, sconfitta nei quarti di finale dell'Europeo all'overtime dalla Lituania per 95 a 85. Era l'ultima notizia, 12:41, l'informazione torna alle 7:30, grazie per averci seguito e buonanotte.